importanti serate, soprattutto in un'estate un po' particolare, quindi questi incontri d'autore dove diversi ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo vengono qui ad arricchire con la loro presenza quest'estate di Casalvelino, che è una delle località più importanti del Cilento. È un appuntamento sì fisso ormai da qualche anno, siamo al 9° anno, quindi il prossimo anno festeggeremo il 10° compleanno di questa rassegna Incontri d'autore. E i nomi che si sono susseguiti sono tanti, abbiamo ricordato De Crescenzo, anche Sergio Zavoli è stato con noi, Marina Ripa di Meana, quindi abbiamo avuto nomi importanti, quest'anno avremo la Bonaccorti, quindi è una rassegna che sta prendendo forma ed importanza man mano nel tempo. Quest'anno abbiamo ridotto di molto quelli che sono gli appuntamenti così di intrattenimento a Casalvelino, però le serate d'autore le abbiamo conservate anche perché ci consentono, attraverso un'organizzazione con delle sedie distanziamento, di osservare tutte le disposizioni anti-Covid. Un libro che insegna a guardare dritto alla pizza non è un libro di ricette, ma un libro di ricette di giustizia intorno alla pizza, perché oltre a gustare una buona pizza è importante sapere quali sono le potenzialità, quali sono gli errori da evitare e soprattutto come difendere questa moneta, questa ricchezza, questa potenzialità infinita della pizza di tutto il mondo, che ha dato soltanto successo alla napoletanità e che deve essere difesa da tutti quanti noi, dalle istituzioni, e soprattutto dobbiamo eliminare le tante speculazioni, la concorrenza sleale e anche quelle che sono le guerre economiche che avvengono nelle famiglie dei pizzaioli, ma avvengono anche dalle multinazionali contro quello che è il nemico numero uno, la pizza, che è sicuramente il prodotto più importante del mondo. Parole di libertà, percorso di azione civica. È un libro che pone l'accento su alcuni articoli fondamentali della Costituzione, riflettuti a modo mio, cioè senza nessuna volontà di essere didattico dal punto di vista giuridico, ma per raccontare quello che c'è dietro la Costituzione, quello che io dico essere l'anima, lo spirito, quello che appunto è il respiro che forse ha ispirato i padri costituenti. Questa è una rassegna di incontri d'autore che è stata ideata dall'amministrazione comunale e dall'Agenzia Letteraria d'Elia. Questa sera c'era il dottor Nicola Graziano e l'avvocato Angelo Pisani e abbiamo discusso dei due libri che hanno pubblicato. Uno è Il diritto alla pizza e un altro è un libro dove vengono citati soprattutto i principi costituzionali, che è Parole di libertà di Nicola Graziano.